Larissa! Ciao! Com'è andata a scuola? Benissimo! E mentre tu eri a scuola, ho preparato una sorpresina per te! Che significa che Larissa è felice! Allora, sali su e vediamo se trovi il primo indizio! Ok! Hai trovato qualcosa? Un costume! Sì, e guarda un po', c'è un biglietto sulla porta! Metti questi vestiti, ma dei vestiti da streghetta. Ecco qua, la streghetta è pronta. Ma come mai dovevi vestirti da streghetta? Non lo so. Prova ad entrare. La bacchetta! Ma è la bacchetta magica di Ermione. È arrivato anche il tuo famiglio. Il famiglio è l'animale della strega. Ogni strega e stregone hanno un famiglio, per esempio un gatto di solito, però può essere anche un cane o un altro tipo di animale. Comunque, qui abbiamo trovato la bacchetta di Hermione Granger. Che ne dici di aprirla? Sì! Perché secondo me le sorprese non sono finite qua, però per scoprirle ci servirà un po' di magia e quindi la bacchetta. Wow! Kiro, sei curioso, eh? Guarda Lissa, questa è una vera bacchetta magica. A seconda del movimento che fai con la bacchetta, farà una magia diversa. Quindi dovrai memorizzare tutti questi incantesimi. Wow! Beh, Alissa, qui dovrai studiarteli un po' questi incantesimi, ma intanto prova ad usare il potere della bacchetta per farti guidare alla ricerca di alcune sorprese che sono nascoste qui e anche in camera di Daniel. Sì. Vediamo se riesci a trovarle. Qui. Ehi, ma la bacchetta ti ha guidata già nel posto giusto? Harry Potter! Hai trovato il personaggio di Harry Potter che gioca a Quidditch! E infatti, guarda un po', qui c'era un indizio. C'era il nostro libro del Quidditch, questo ce l'avevamo già. Però adesso abbiamo anche i personaggi, perché è inutile che impariamo le regole se poi non possiamo giocarci. Allora, vediamo la bacchetta dove ti porta. Vediamo dove ti porta la magia della bacchetta. Qua. Cos'è? È il labirinto magico versione Harry Potter. Questo è bellissimo da giocare tutti insieme. Dopo lo apriamo e vediamo com'è fatto dentro, ma intanto continua a cercare perché c'è ancora qualcosa qui. Cerca bene, segui la magia, Lissa. Ne hai trovato un altro! È Draco Malfoy stavolta! Sempre giocatore di Quidditch. Chi vincerà, lui o Harry? Oh. Vedremo. Ma adesso andiamo in camera di Daniel. Ma qui in camera di Daniel forse trovo un po' di cose già. Infatti. Oh. Ma hai già trovato Hermione? Ma l'hai anche aperta! No, perché era già aperta, l'ho presa. Si è aperta, vabbè, tanto dopo la dovevamo aprire. Infatti. Ma guarda che bella, proprio i vestiti originali di Hogwarts. Lei è la mia preferita. Ok, ma allora questa bacchetta funziona, ti sta facendo trovare le cose alla velocità della luce. Vediamo un po' se trovi anche l'ultima. Com'è? Attenta a non fare qualche magia che dai fuoco a tutto, Questa parte? Eccolo! Wow, hai trovato l'ultimo, Ron! Adesso la squadra è al completo. Sì. Ok, torniamo di là che li apriamo un attimo e così li vediamo bene. Non lanciare magie, perché lo sai che non si possono lanciare incantesimi fuori da Hogwarts?
Ragazzi, io ho paura di Alissa. Già era una streghetta prima, adesso anche la bacchetta magica. Aiuto! Cosa mi stai lanciando? Expelliarmus! Ecco, ok, allora, apriamo questi giochi. Non mi fare la vada che d'avra, No. Ah sì, abracadabra sì. Ed eccoli qua! Abbiamo aperto tutte le nostre doll. Sono fatte benissimo! Allora, ad Harry non ho tolto questa cosa qui perché avevo paura che gli facesse cadere gli occhiali. Però ci voglio provare. Vediamo un po' se gli occhiali si reggono lo stesso. A parte che è carino anche senza occhiali. Però senza occhiali non è il nostro Harry. Ecco. Sì, dai, si reggono lo stesso. Con la sua divisa da Quidditch, il boccino d'oro e la Nimbus 2000. Qui abbiamo l'antipatico Draco Malfoy dei Serpeverde, pronto a sfidarsi col nostro Harry. Anche lui ha il boccino d'oro e la Nimbus 2000. E poi ci sono Hermione e Ron. Loro invece sono in divisa scolastica e hanno la loro bacchetta. Guarda Lissa, è la bacchetta che hai tu. Sì, guarda. È uguale, in versione miniatura, però è lei. E devo dire che tu ci assomigli un po' ad Hermione, con la frangetta, i capelli castani. Sì, guarda mamma, lei ha tutte le onde. Eh sì, ha i capelli mossi, proprio come l'originale, l'hanno fatta stra bene. E lei è bellissima. Sì, poi devo dire che sembrano la versione di Harry Potter nella Camera dei Segreti. Almeno l'età mi sembra quella. Ah, e poi Hermione e Ron hanno anche i mantelli. Ed eccola qua col suo mantello per proteggersi dal freddo quando magari vanno ad Hogsmeade, oppure per nascondersi quando bisogna andarsi a intrufolare nella sezione dei libri proibiti in biblioteca o per mille altre storie che potremo inventarci. Sì. Sì, sì, ci inventeremo proprio un sacco di storie con questi personaggi. Anche perché noi siamo dei grandi fan di Harry Potter. Ma adesso sono curiosa di vedere come è fatto dentro questo. Oh, ecco qua, ci sono tutte le tessere da staccare, perché poi il bello di questo gioco è che ad ogni turno il tabellone si muove. E ecco qua le card di Harry Potter. Abbiamo tutti i personaggi più importanti, c'è Lupin, Sirius Black, c'è Malocchio Moody, Dobby, insomma ci sono tutti. E poi i segnalini. Aspetta, poi sai che non abbiamo fatto vedere una cosa? Che sono tutti snodati! Quella è una cosa che io adoro nelle bambole! Dà troppo fastidio quando stanno tutte rigide con le gambe dritte, non gli posso far piegare le gambe, non li posso far arrampicare, correre, stanno tutti rigidi. Invece, ecco qua, lei è snodata ma anche loro. Anche a loro si piegano sia le gambe che le braccia. Questa è una cosa bellissima. Poi devo dire che sono curati nei minimi dettagli anche la divisa con lo stemma dei Grifondoro. E, no, è fatto benissimo. Lui sembra proprio pronto per dire adesso me ne vado a dire quattro. Dove sono Tiger e Goyle? Venite qua. Fantastico. Allora, streghetta Lissa, piaciuta questa caccia al tesoro? Tanto. E le sorprese che hai trovato? Tantissimo. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? Tutto. La bacchetta. La bacchetta? Sì. Però guarda che adesso devi studiarteli gli incantesimi, perché non puoi fare le mosse a caso, dopo magari distruggi la casa per sbaglio. Ok? Ok, posso andare. No, no, ferma. Manderò subito un gufo a Silente per dirgli quello che stai combinando. Oh, ho rotto la finestra. Hai rotto la finestra? Sì. Ah! Aiuto! Cosa mi è arrivato in testa? Accio coniglio. Accio la giraffa. E ora accio un gatto. Accio un altro coniglio. Vabbè ragazzi, noi qui continuiamo ad allenarci con gli incantesimi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.